Il prossimo turno è forse il più difficile di questo primo scorcio di stagione. Il Campobasso sarà di scena in casa della Vibonese, ultima della classe, reduce dalla cinquina rimediata a Foggia e nelle condizioni di non poter più sbagliare. Intanto il tecnico del Campobasso, Mirko Cudini, analizza così il pareggio, il secondo consecutivo al Romagnoli, ottenuto sabato contro il Francavilla. No, sicuramente un fatto collettivo, al di là del gol sul calcio d'angolo dove forse c'è un errore, non un errore, una disattenzione nel marcare sicuramente l'avversario, che può essere individuale, ma per il resto è collettivo. Quei 10 minuti sì, abbiamo sofferto l'1-2 della Francavilla, però devo dire che hanno qualità importanti i Francavilla davanti, quindi dovevamo limitarli meglio, questo è vero. Però quella partita non dura 10 minuti, dura 95, oggi è durata 94 minuti e devo dire che nell'arco dei 94 minuti, forse soprattutto nel secondo tempo, il Campobasso ha fatto qualcosina in più della Francavilla. Forse a volte perdiamo un po' la cognizione di causa, ma il Francavilla sta dimostrando di essere una squadra molto importante del campionato, al di là del modo di giocare, ma ha in organico giocatori importanti che portano avanti da come ho detto anche la settimana scorsa, da 3-4 anni, quindi è una realtà importante. Per noi era un banco di prova buono oggi confrontarci con questa squadra che subisce poco e sa rendersi pericolosa, quindi siamo stati bravi nell'arco dei 94 minuti, però sicuramente dobbiamo migliorare, al di là delle assenze che avevamo, e non è una giustificazione, dobbiamo fare sempre qualcosina in più perché abbiamo la possibilità di farlo, quindi bisogna andare alla ricerca di questo. Senza Candellori, Di Francesco, Menna e Dalmazzi, e dunque con una coppia di centrali inedita, il Lupo, secondo il mister, ha tenuto botta ad uno dei migliori attacchi della categoria. I campionati a volte sono fatti da periodi, no? Questo purtroppo a livello, al di là delle assenze, come ho detto prima, ma non è tanto chi va in campo, la coppia che ha giocato oggi, Magri e Sbardella, che secondo me hanno fatto una buona partita, poi forse da voi si noterà altro, o perché ha subito due gol, forse sembra che sia una coppia non affidabile, ma per la prima volta hanno giocato insieme, quindi nell'arco dei 90 minuti hanno fatto una buona partita, al secondo tempo hanno ordinato molto bene. Quindi io faccio i complimenti a loro. Il subire, ma credo, come ho detto prima, è un fatto di squadra. Bisogna saper difendere meglio di squadra, perché poi sul calcio d'angolo, se subiamo gol, sicuramente non c'entra la coppia difensiva. Sul gol che ha fatto Maiorino, sicuramente un gran gol, c'è anche merito dell'avversario, e quindi non sempre si trovano queste caratteristiche delle squadre avversarie. Poi per il resto si può fare sempre meglio, però devo dire che sapevamo della pericolosità, ma non mi preoccupo molto di questo, mi preoccupo che le partite bisogna andare a vincere. Questa è una partita che insomma dobbiamo fare qualcosina in più, forse come atteggiamento in alcune situazioni, per poterla vincere. Un po' di cattiveria in più sotto porta sicuramente, e questo sicuramente ci farà migliorare nel breve e nel lungo periodo, questo sì. Però come ho detto, è stato un banco di prova importante, perché le caratteristiche della squadra avversaria, Perez, Maiorino davanti, credo che poche squadre ce l'hanno in campionato, e quindi io faccio i complimenti alla mia coppia difensiva.